Per il teatro si recita, per la macchina da presa si vive. Così dice un tizio che ha vinto 3 premi Oscar. Vuoi essere credibile mentre reciti per il tuo showreel o sul set, ma comunque per la macchina da presa? Basta vivere e guardare. Dove? Vieni con 50% Actor a cercare la verità. Il tizio che ha vinto 3 premi Oscar è Michael Caine. In questo video troverai alcuni dei suoi consigli. Quando si recita per la macchina da presa, a volte si tendono ad utilizzare troppe espressioni del viso. Attenzione! Si chiama overacting ed è una pratica che occorre evitare. L'overacting è un pericolo a cui vanno incontro soprattutto i neofiti e purtroppo gli attori teatrali. Ma se sul palcoscenico di un teatro un'espressione esagerata non dà fastidio a nessuno, in un'inquadratura di primo piano chi guarda sarà molto infastidito da tutta questa ginnastica facciale. Questo perché lo spettatore a teatro è piuttosto lontano, mentre un'inquadratura è in genere molto ravvicinata. Ecco perché occorre fare attenzione quando si recita per la macchina da presa. La voglia di fare bene è tantissima e questa voglia a volte ti porta a fare espressioni del tutto esagerate, cosa che nella vita non faresti mai. Strunz! Se esageri con le espressioni, l'unico effetto che otterrai sarà quello di portare chi guarda a non credere alla scena, perché nella vita normale non si fanno strane facce mentre si parla con la gente. A chi credi tra questi due? Vivi? Ascolta, reagisci. Basta questo nella recitazione cinematografica, non occorre fare grandi cose. Michael Caine, quello dei 3 Oscar, ha scritto un libro. Si intitola Recitare per la macchina da presa. Ti suggerisco di leggerlo se vuoi recitare per il cinema, lo trovi in qualsiasi libreria. Appurato che basta vivere, cerchiamo di capire dove guardare. Se sei su un set è abbastanza semplice, ma se stai girando da sola o da solo? Ah! Se registri in autonomia, l'inquadratura dovrà essere in primo piano, un po' come quella di un self-tape, un po' come questa. L'inquadratura di primo piano lascia spazio alla tua possibilità di vivere il personaggio. E se il resto del corpo non si vede? Inutile fare cose con il bacino. Concentrati nell'asciugare il più possibile le espressioni del volto e attenzione agli occhi. Dove guardare? Contrariamente al self-tape, qui è meglio non guardare in camera. Se guardi in camera, lo spettatore ha la sensazione che tu ti rivolga direttamente a lui. Friends. Look. I know you're not following what I'm saying anyway, right? That's okay, that doesn't matter. The real question is this. Was all this legal? E infatti in questo video sto parlando proprio con te e ne hai la chiara percezione. Provo a farti un esempio guardando da un'altra parte. Non conosci 7607? Il collettivo che si batte per i diritti degli artisti? Ma dove vivi? Quell'altrove è generalmente accanto alla camera, spostato di poco. Insomma, prima di decidere dove guardare, devi essere consapevole del risultato. Sul set te lo dicono, se registri da solo o da sola, fai attenzione. Non girare mai una scena di profilo. Sembra un'ovvietà, ma meglio specificarlo. Non conosci 7607? Il collettivo che si batte ogni giorno per i diritti degli artisti. Ma dove vivi? Non girare nemmeno completamente frontale. Un leggero tre quarti aiuta, utilizzando, se puoi, il tuo profilo migliore. C'è un'altra cosa molto importante, sostiene Michael Caine, riguardo agli occhi, ma... Time's up. Iscriviti al canale e saprai quando esce. Nel prossimo video. Commenta il video se hai qualche domanda e se hai bisogno di una consulenza personalizzata, contattami. Troverai il modo in descrizione. Thank you.